Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. L'altro ieri alle 20:45 si è giocata la partita scontro diretto della giornata Inter-Roma, terminata con il risultato di 1-0 per i nerazzurri grazie al gol di Gary e il Pitbull Medel, una cannonata che si va a piazzare nell'angolino basso protetto da Szczęsny, che stavolta però ci mette veramente del suo. Portiere polacco che diciamo diventa anche un dubbio per la società Roma, ed infatti si opta per un ritorno di Morgan De Santis. Innanzitutto scusatemi per il ritardo con cui arriva questo video, ma ho avuto veramente tante cose da fare in questi ultimi due giorni, un giorno e mezzo, come ho detto anche su Facebook. Ho caricato un video veramente poco fa, un video corto in cui volevo spiegarvi questa cosa. Prima però di iniziare veramente a recensire e fare un commento di questa partita, vorrei fare due auguri per due compleanni che oggi vengono compiuti da uno, da Gigi Proietti, che è sicuramente uno dei re del cinema italiano, del teatro italiano, un grande comico, una grandissima persona, una bravissima persona, è sempre stato nel mio cuore, è sempre stato uno dei miei attori preferiti, quindi tanti 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 auguri Gigi, ti vogliamo tutti bene, sei veramente un mito per tutti noi, credo almeno, per chi ama la comicità, e anche ha fatto anche qualcosa che è drammatica, ma in particolare la comicità, visto che lui si è sempre impegnato a raccontare barzellette, diciamo. Ed il secondo riguarda l'ambiente nerazzurro, ovvero Stefan Jovetic, il mio idolo attuale, che oggi compie gli anni, quindi tanti 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 auguri Yo-Yo, sei veramente un idolo per tutti noi interisti, penso che non ci sia nessuno che ti critica ormai dopo tutto quello che stai facendo. Direi quindi di iniziare con il commento della partita, appunto terminato 1-0 in favore dei nerazzurri, una partita che ha visto un primo tempo per lo più equilibrato, un secondo in cui si è vista una Roma aggressiva che ci ha provato, forse ci voleva un po' più di grinta, perché contro una difesa così poco puoi fare senza grinta. Ci sono state diverse occasioni, ma c'è stato sempre un Handanovic pronto, ma insomma è stato molto raro che Miranda e Murillo si facevano saltare, perché sono stati veramente due colossi. Importante la presenza di Medel, che però purtroppo nel secondo tempo è dovuto uscire per un problema muscolare, nulla di grave, anche perché è stato chiamato già dalla nazionale cilena, quindi vuol dire che non ha problemi, ma lui c'è sempre, lotta sempre, quando non ha un minimo problema, quando si sente in forma, non è il massimo delle forme ma in forma, lui gioca subito, non si fa problemi. A proposito degli infortuni dei centrocampisti del campionato italiano, vorrei fare un in bocca al lupo a Sami Khedira, centrocampista della Juventus, che si è infortunato nei primi minuti di Juventus-Torino, terminato con il risultato di 2-1 per la Juventus grazie al gol di Pogba, pareggio di Bovo, una cannonata da fuori area imprendibile per Buffon, e al 94esimo il gol di Cuadrado, Juan Cuadrado, grande giocatore veramente Cuadrado. Sami Khedira, che sembra non avere problemi, aveva accusato un leggero dolore alla gamba, soltanto paura, quindi mi auguro per i juventini, per la Juventus, ma soprattutto per te Sami, che sei un grande campione a livello internazionale, quindi ti auguro il meglio, in bocca al lupo Sami. Torniamo a parlare di Inter-Roma, diciamo che ci stava il pareggio, la vittoria della Roma per me non ci stava, perché la Roma comunque ha giocato bene, però anche noi abbiamo giocato bene alla fine, in difesa siamo stati veramente impenetrabili, a partire da Nagatomo ad arrivare ad Handanovic, ma anche in attacco siamo stati molto molto bravi in diverse occasioni, prima con Medel, poi con Brozovic, poi con Ljajic, insomma non siamo stati mai proprio a dormire o troppo poco chiusi per non andare in attacco, ecco. Quindi non c'è neanche molto da dire, mi dispiace per tanti romanisti che ci tenevano, insomma tanti amici romanisti, e io non voglio perdere amicizie per questo motivo, però è ovvio che se voi poi vi mettete là ad insultare perché avete perso, io non ci sto, perché avete perso perché non avete avuto la grinta sufficiente, se magari avevate più grinta potevate pareggiarla e magari vincerla. Detto questo, poiché ripeto non c'è molto da dire, vorrei darvi diciamo le mie valutazioni per ogni singolo giocatore, che ho scritto anche ieri sera sulla mia pagina, su una delle mie tante pagine dell'Inter, che si chiama Senza l'Inter non so stare, vi lascio in descrizione, e poi credo che l'aggiungerò anche nelle informazioni del mio canale, potete trovare anche la pagina mia del Chiedi, Chiedi Calcio Fans Club, ed ovviamente quella del canale, tante pagine, veramente tantissime, questa è una di quelle più attive, ha circa 70 mi piace, se vi va andate a lasciare un bel mi piace, perché
sono sempre attivo quasi tutti i giorni, ma non voglio spammare, voglio semplicemente leggervi le mie valutazioni che ho appunto assegnato ad ogni giocatore ieri. Samir Handanovic 8 e mezzo. Ah, approfitto, vi leggerò anche la descrizione che ho scritto sotto ad ogni voto. Quindi ripeto, Samir Handanovic 8 e mezzo, perentorio in diverse occasioni su Salah, Gervinho, Dzeko, Florenzi. Se la Roma non segna, il merito è sicuramente suo, oltre che dei difensori. Jutta Nagatomo 7,5, corsa, rapidità, ciò che serve per impedire l'inserimento di Gervinho, scelta tecnica perfettamente azzeccata quella del Mancio. Jason Murillo 7, passa poco, importante la sua presenza in campo per il risultato e per la prestazione. João Miranda 7,5, il suo impegno è in particolare quello di tenere calmo ed ingeco, calmo tra virgolette, ed ingeco, e la sua classe, ci è riuscito alla grande. Danilo D'Ambrosio 8, Salah passa una o due volte sulla sua fascia, ma mai con facilità. Sicuramente uno dei migliori in campo. Ha aspettato il suo giorno e l'ha fatto diventare favola. Ah, vorrei dire una cosa: mi sono sbagliato perché è Nagatomo che teneva Salah e D'Ambrosio che teneva Gervinho. Questo è stato un mio errore, purtroppo, però potete capirmi, insomma, stavo anche mangiando quando l'ho fatta. Non si dovrebbero fare questi errori, però può capitare, dai. Gary Medel 7, grande gol, grande prestazione, peccato per l'infortunio. Un vero pitbull, fondamentale per il gioco e lo spogliatoio. Fred Guarin 6,5, partita discreta del Guaro. Si vede che si sta impegnando e che vuole fare meglio. Marcelo Brozovic 7, due palle gol, tante azioni e tanta voglia di fare. Mette in difficoltà molto spesso la difesa del centrocampo della Roma, impedendo ripartenze centrali e cercando combinazioni in avanti con i compagni. Ivan Perez 7,5, la solita rapidità, il doppio passo che ti fa impazzire. Umilia molto spesso Digne con giocate eccezionali, gli manca solo il gol. Adem Ljajic 7, grande partita di Adem che crea, aiuta in fase difensiva e riesce in tutti gli 1-2, in particolare con Jovetic. Si vede proprio la loro amicizia, la loro combinazione che così tutto d'un tratto fa impazzire i difensori avversari. Veramente fantastico vederli giocare insieme e credo che anche Mancini l'abbia capito. Stefan Jovetic 7, come Ljajic crea, riesce in tantissime combinazioni con più o meno tutti. Determinante il suo assist per la splendida rete di Medel. Non venitemi a scrivere qui sotto che è stata solo una papera di Szczęsny perché sennò mi arrabbio. Szczęsny, come ho detto prima, ci ha messo del suo, ma Medel è stato veramente fondamentale. Grande rete, non avrà il piede alla Amsic o alla Pjanić o anche alla Bonaventura, però sicuramente un grande giocatore e questo gol è in particolare merito suo. Geoffrey Kondogbia 6. Entra e disputa una discreta partita, senza eccellere. Rodrigo Palacio 6 è bravo nel pressing, riesce a mettere in difficoltà il palleggio romanista in diverse occasioni. Andrea Ranocchia 6, anche lui con i diretti sostituiti è sufficiente, in una circostanza rischia ma recupera. Roberto Mancini 8, gestisce benissimo la gara tecnicamente, merita senza dubbio l'applauso di ogni tifoso. Spero siete d'accordo con me, anche perché ho cercato di non elogiare troppo i miei giocatori, ma ho cercato anche di non dargli troppi pochi demeriti. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo video, di questa partita, se siete appunto d'accordo con me sulle mie pagelle o no. Se non siete d'accordo fatemi sapere quali sono le vostre. Sono disponibile a sentire la vostra, anzi mi fa molto piacere interagire con voi. Adesso testa al Torino, ragazzi, veramente una bella squadra. Il Torino contro la Juve ha dimostrato, contro la Juve anche contro altre squadre, ha dimostrato di avere dei giocatori importanti come Quagliarella, Bovo, Glick, Padelli, insomma, sono solo degli esempi. Si dovrà faticare, ma ci si dovrà provare. Squalificato Guarin per l'ammonizione contro la Roma perché era diffidato, ma non ne facciamo un dramma. Rientra Melo, che credo abbia avuto una sola giornata di diffida per l'espulsione, perché comunque non ha fatto nulla di che alla fine contro il Bologna, ma non mi ricordavo bene. E nulla, il video può finire qui. Adesso di seguito vi lascio delle azioni che mi hanno colpito più di tutti in questa partita: due salvataggi di Murillo, di Handanovic, il grande gol di Medel, sottolineo grande gol perché mi ha fatto impazzire, era proprio un urlo di gioia. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Vi invito a lasciare un mi piace, a passare dal link in descrizione, iscrivervi al canale, pagine senza internet su stare in descrizione. Fatemi sapere appunto cosa ne pensate della partita. Da Tecnologia è tutto, sempre, 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 comunque, forza Inter.